La Virtus Lanciano si arrende a due calci di rigore di Gheygo al Riga Monti di Brescia. Termina infatti 2-1 la sfida tra i Frentani e i Lombardi di Roberto Boscaglia dopo 90 minuti nei quali il Lanciano fa buone cose, soprattutto nella prima parte della contesa e ad avvio di ripresa. Poi inevitabilmente le cose cambiano perché i rossoneri saranno costretti a giocare l'ultima mezz'ora di gara in inferiorità numerica. D'Aversa lancia dal primo minuto Rigione al posto di Aquilanti, non al meglio, mentre a metà campo ci sono Paghera e Crecco rispettivamente per Bacinovic e Di Cecco. Per il resto è la solita Virtus Lanciano. Il Brescia invece vuole proseguire la serie positiva, fischia Daniele Martinelli di Roma 2 al suo triplice fischio finale. La Virtus non sarà certo soddisfatta del suo operato. Pronti via, il Brescia è subito pericolosissimo, Mammarella appoggia una palla centralmente sulla quale si lancia come un falco Gheygo che supera anche Rigione e spara a rete, ma Aridità è subito reattivo. Minuto 11, ecco la Virtus con Paghera che chiama la girata Zeduardo, facile per Minelli. Sedicesimo, bella azione del Brescia e conclusione di Morosini dal limite. Minuto 22, ancora Lanciano con Ferrari che offre un buon pallone a Paghera la cui conclusione viene parata da Minelli. Frentani in avanti al 29esimo, corner di Fabrizio Paghera, palla al centro dell'area di rigore dove Amenta in spaccata non inquadra di pochissimo la porta. Al 33esimo il vantaggio dei Frentani, fa tutto bene Ferrari, abile ad ingannare i marcatori diretti, ad inventare di tacco la via del gol a Di Matteo che arriva come un treno, riceve la giocata di Ferrari, entra in area e di destro supera Minelli. Il vantaggio ospite non dura però tantissimo, minuto 41, Gheygo si fa spazio in velocità nel cuore dell'area di rigore rossonera, duella con Rigione, Martinelli fischia il calcio di rigore e ammonisce il difensore napoletano della Virtus Lanciano dagli 11 metri, l'attaccante non sbaglia, 1-1. Nella ripresa la Virtus è comunque attiva nelle primissime battute al sesto e bravo Di Matteo a trovare il pertugio giusto per servire Ferrari, ma la punta è in ritardo per l'appoggio decisivo in rete. D'Aversa richiama Di Francesco e inserisce Piccolo mentre Boscaglia butta nella mischia Embalo per Rosso. Proprio Embalo sarà subito decisivo, Cucino impatta la sfera ma è bravo e lesto Embalo a posizionarsi davanti al numero 4 della Virtus Lanciano e ad ingannare Martinelli di Roma 2 che concede un altro calcio di rigore fallo e quindi massima punizione molto dubbia. Mammarella si infuria e va a dire qualcosa al direttore di gara che però prontamente gli mostra il rosso diretto dagli 11 metri, è sempre Gheygo a raddoppiare. Verrà allontanato anche Roberto D'Aversa, reo forse di aver oltrepassato l'area tecnica per dare indicazioni a Pucino. Il Brescia potrebbe chiudere definitivamente la contesa, prima con il palo di Morosini al 19esimo, quindi al minuto 33, ma è prodigioso Aridità. Intanto entra Lanini che tenta la conclusione dalla distanza e al 37esimo fa l'esordio con il Lanciano Guido Marilungo. I padroni di casa in pieno recupero si rifanno sotto con Caracciolo entrato al posto di Gheygo che prende in pieno la traversa, ma il risultato finale al triplice fischio finale non cambierà. Il Lanciano martedì sera si giocherà una gara molto ma molto delicata, infatti al Biondi arriva la Salernitana, 90 minuti che la squadra di D'Aversa deve interpretare al meglio.